Con affetto di predilezione ogni persona che soffre nel corpo e nell'anima e quanti prestano loro assistenza e aiuto. Gesù Cristo si identifica nelle persone bisognose e inferme a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questa nuova sede che si riapre, sulle persone bisognose e malate che verranno, che usufruiranno di questa associazione, delle ambulanze, degli altri mezzi che tra poco poi andremo a benedire. Padre onnipotente e misericordioso, concedi alla nostra gente una benedizione e un segno tangibile. Il personale di questa associazione presti con sollecitudine il proprio servizio, si incrementi il numero già numeroso, in italiano non si scrive, ma si può dire, di questi amici, di volontari, per aiutare il Cristo che soffre nelle sue membra. Possono davvero tutti i vari mezzi che sono a disposizione affrettare le prestazioni necessarie perché il dono della salute sia salvaguardato e recuperato. E allora comincio a dare una benedizione di qua prima che ci fa piacere. Chi dono per 2-0? 3? Chi mi conosce sa che tengo con la Fiorentina. Ma è vero, non è una frase fatta così al momento. Dio, adesso non me ne vogliono i goriani, eh? Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti prestano il loro servizio in questo centro e in particolare a coloro che saranno a guida dell'ambulanza e degli altri mezzi di soccorso. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. I bambini quando vanno all'asilo dicono: Tom, c'è la spruzza l'acqua, adesso me ne spruzza un po'. Invece stamattina ho fatto un bel bagnetto all'amicol che ho battezzato di 9 anni e poi sono passato in mezzo alla gente. Allora adesso facciamo proprio questo, sto attento a chi mi prende perché sennò poi restano le macchie fuori. Bene. Allora,